Signore e signori, buonasera. È un piacere per me darvi di nuovo il benvenuto qui nel cuore di Lupare, precisamente nella splendida chiesa di San Nicola. Come potete ammirare alle mie spalle, si sta recuperando un canto tradizionale, il canto del Capodanno. Come vedete ci sono raggruppate generazioni intere, dai più giovani ai meno giovani, tutti profondamente assorti e impegnati in questa tradizione da portare avanti. Allora, siamo in compagnia di un veterano di ogni tradizione che il nostro paese porta avanti, il signor Beniamino. Allora, il Capodanno è un'antica tradizione, una tradizione che è andata quasi perduta. Quali sono le origini e come è nata questa tradizione? Le origini sono molto antiche, che sono da centinaia di anni che si canta il buon Capodanno, in effetti. Queste sono le origini, di trasmettere un augurio di buon anno a tutti i cittadini, ai parenti e amici del paese. E quant'è che si cantava e che partecipazione c'era? Ma prima c'era una partecipazione totale, si formavano dei piccoli gruppi e si portava il buon Capodanno a tutti, agli amici e ai parenti, ma era quasi per tutto il paese. Lei ha partecipato anche alla ristrutturazione del testo, è stato difficile recuperarlo? No, non tanto difficile, perché siamo in tanti che ce lo ricordiamo, non è stato molto difficile, no. E questa grande partecipazione fa ben sperare? Ah, è bello, sì, è bellissimo, una cosa molto emozionante, sembra di ritornare un po' agli origini, bellissimo. Grazie mille. Signore e signori, questa era soltanto un'anteprima. Oggi 29 dicembre, come potete ammirare, la prova generale del grande canto del Capodanno. Ci rivediamo e vi do appuntamento al 1 dicembre verso le 19 per le vie del paese, riportare in auge questa bellissima tradizione. Grazie a tutti.